Buongiorno ragazzi, come state? Io di cacca, lo sentirete anche dalla mia voce, ma sono stata malissimo. Ho passato 2 settimane di inferno tra pediatri, dottori, un sacco di medicine, fazzolettini ovunque. Vabbè. È ciclica, noi non possiamo stare un mese senza avere qualcosa. Da quando la bimba va a scuola. È così, mi è stato confermato da un sacco di mamme che dicono la stessa cosa, che i bambini quando iniziano ad andare a scuola, soprattutto i primi anni, è un continuo stare male, tutti, e quindi niente, la prendiamo così e andiamo avanti. Io nel frattempo però ho lavorato, assolutamente non sono stata con le mani in mano, perché il lavoro fortunatamente non mi manca in questo periodo, sono molto fiera di questo anche perché sono riuscita a risalire, sono riuscita di nuovo, diciamo, a smuovere la situazione, quindi il mio lavoro sta proseguendo e sta crescendo e sono contentissima, soprattutto per le commissioni che mi vengono poste perché sono molto particolari. Intanto vi faccio vedere quello che ho già fatto. Questi, vabbè, ora ve li mostro meglio. Eccoci qua. Allora, queste sono le commissioni microscopiche che ho fatto. Oddio, questo è il segno dello scorpione, questo è il segno gemelli. Come sapete, io ho fatto le zodille e mi sono state commissionate queste qua più piccole perché la committente ha intenzione di trasformare poi queste creazioni in orecchini. E poi queste qui. Con questa è la rivisitazione di una creazione che ho fatto tempo fa. Infatti, questa è una margherita e questa è una petta insieme. E poi anche questa è la rivisitazione di una creazione che ho fatto tempo fa ed è una medusina, versione micro. Poi ho realizzato questa forma in cui poi dovrò andare a realizzare lo stampo perché dovrò andare a inglobare una creazione che ancora devo fare per una commissione, che poi capirete, sono cose che ho già fatto tempo fa, per chi mi segue da tempo avrà già capito, per chi è nuovo lo capirà ben presto. Poi sto asciugando questa qui, che ho già cotto. Come potete vedere, è un cavallo e una ballerina, microscopici entrambi. E mi servirà per un progetto, ragazzi. Poi capirete, questo è molto particolare, quindi cercherò di vloggare il più possibile e farvi vedere più passaggi possibili. Vabbè, poi dei piccoli marshmallow che mi sono serviti per una boccettina che ho realizzato e questi erano in più, però beh, li utilizzerò in qualche modo, sono carini, sono sempre molto carini i marshmallow. Questo è tutto quello che ho realizzato in questi giorni di malattia e devo essere fiera di me perché non sono in ritardo su niente, ho realizzato tutto in tempi, giusto, nei giusti tempi, ho spedito tutto a posto, ma ho dimenticato una cosa fondamentale, di mostrarvi tutte le zodille perché io ho terminato le zodille, non vi ho più aggiornati, però appunto sono stata poi male. Non ci ho capito più niente. E siccome appunto la maggior parte di queste sono state acquistate, io ho fatto solamente un piccolo video per TikTok e poi ho spedito tutto, dimenticandomi del video di YouTube. Quindi adesso vi mostrerò tutte le zodille che ho fatto appunto tramite questo video. Ma ne approfitto per dirvi che io ho TikTok e anche Instagram, quindi io lì mi impegno ad aggiornare tutto molto più velocemente rispetto a YouTube. Quindi, se voi volete vedere le mie creazioni in tempo quasi irreale, vi consiglio di seguirmi lì perché, soprattutto su TikTok, mi sto impegnando a mettere almeno un video a settimana in cui vi aggiorno sulle creazioni, sulle cose che sto facendo, quindi io vi consiglio, mi trovate sempre come la bottega di Linda ovunque, quindi non potete sbagliare. Vi faccio vedere tutte le zodille. Ecco.
Ecco qui tutte le zodille insieme, sono veramente troppo belle insieme, cioè io le appenderei così, farei un quadretto con tutti i segni, ovviamente in ordine, ma io non sono capace di ordinarli, non so assolutamente l'ordine esatto. Le mostro nel dettaglio. Io non so voi, ma adoro queste creature, metà donna e metà animale, cioè amo anche realizzarli. Allora, lei appunto è Ariete, eccola qui, poi Toro, poi Gemelli, poi Leone, che è il mio segno. Qual è il vostro segno? Fatemi sapere. Poi c'è Bilancia. Ogni zodilla, come vedete, ha anche il simbolo sullo sfondo. Poi c'è Cancro. Poi questa è Vergine. E hanno tutte anche dei brillantini sullo sfondo. Questa è Capricorno. Poi Scorpione. Sagittario, che è il segno del mio compagno. Acquario è il segno della mia piccola. E appunto sono segni a cui tengo particolarmente. E poi Pesci. Infine l'ultima nata. Quelle invece rimaste disponibili sono solamente 5. Sono Gemelli, Sagittario, poi Scorpione, Pesci e Ariete. Queste sono le uniche che mi sono rimaste, però io le realizzo su commissione, quindi se avete un altro segno non vi preoccupate, io le realizzo nuovamente senza problemi. E nulla ragazzi, mi interessava aggiornarvi un po' sulla questione creazioni, zodille e appunto sulla salute e niente, volevo anche dirvi che in questi giorni girerò appunto i video in cui vi farò vedere tutti i passaggi di questa creazione molto particolare, perché appunto sarà una statuettina piccolina con all'interno questa piccola creazione, quindi cioè sarà molto particolare, quindi spero di riuscire a fare dei video decenti in cui mostrarvi tutto per bene, perché che è una cosa che non ho mai fatto, è un po' come il carosello, che era una cosa particolare che non avevo mai fatto. Anche questa devo dire che non è da meno e spero di riuscire al meglio, spero. Detto ciò, un bacione. Vi ringrazio come sempre per seguirmi e niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!